pari e patta tra Pineto e Vastese nel derby di giornata. Al Mariani Pavone termina 1-1 al gol di Dos Santos. Replica Ciarcelluti. Assenti Sissè e Della Quercia per infortunio e D'Angelo per squalifica. Nel Pineto Rachini inserisce, nel 4-3-3 Perini in difesa, Camplone in mediana con Acquadro e Amadio, mentre in avanti il terminale offensivo è Alessandro con Pippi che parte dalla panchina. 3-5-2 per Marco Amelia che ritrova Bardini tra i pali, ma oltre a Ravanelli e Palumbo è costretto a rinunciare per infortunio a Vittorio Esposito. In avanti c'è Alonzi in coppia con Dos Santos. In avvio c'è equilibrio in campo, prima occasione al 16esimo, Ciarcelluti apre per Sarrizzu il pallone di ritorno, quindi il tentativo di girata murato sul primo palo da Bardini. Risponde la Vastese al 20esimo, Dos Santos se ne va sulla sinistra, il cross basso per l'accorrente Alonzi che non ci arriva di un soffio. Pochi minuti e si concretizza la regola non scritta più famosa del calcio. Al 22esimo, sugli sviluppi della punizione di Acquadro, Orlando spreca così e al 27esimo, sul fronte opposto, una cinica Vastese passa. Marianelli innesca Dos Santos che, implacabile di testa, piazza la girata vincente. È l'ottavo sigillo stagionale per il bomber in vetta alla classifica marcatori. La reazione del Pineto è immediata. Su azione d'angolo Pepe tenta la rovesciata, poi Perini non riesce a sorprendere un attento Bardini. Ultima occasione dei primi 45 minuti per Alonzi che dal limite fa partire il diagonale di poco al lato. Nella ripresa il Pineto torna in campo determinato a recuperare lo svantaggio e dopo il primo tentativo murato a Ciarcelluti trova il gol del pari al quinto. Un onnipresente Stefano Amadio serve ancora il numero 10 che, lasciato libero di calciare al limite dell'area, insacca di potenza sotto l'incrocio la rete dell'1-1. Subito dopo il pari prova a cambiare qualcosa Marco Amelia, sostituzione tra Vastesi Doc, il 2002 Ruzzi prende il posto del 2003 Cavuoti, ma è il Pineto ad avere l'occasione al 13esimo con la bella girata di Alessandro in area sulla quale si fa trovare ancora pronto Bardini. I locali tengono il pallino del gioco, la Vastese prova a ripartire come al 22esimo con un lancio dell'ex Francesco Esposito che termina al lato e si affida alla velocità di Stivaletta entrato a rilevare Alonzi, come al 28esimo quando su azione d'attacco della Vastese Sciva esce fuori dall'area respingendo con le mani la sfera e rimediando così il cartellino rosso. Sarrizzu viene sacrificato per far posto a Remo Amadio con Stivaletta che si incarica della battuta del calcio di punizione dal limite che termina sulla barriera tra le proteste vastesi che reclamano un tocco col braccio di Massa. Non è dello stesso avviso il direttore di gara che lascia proseguire, ridisegna quindi la squadra Rachini tirando fuori proprio l'esterno appena entrato per far posto a Pierpaoli in un centrocampo di maggior contenimento. Dall'altra parte Amelia si gioca la carta cardinale per provare a vincere la partita, ma nonostante l'uomo in meno il Pineto non rischierà più nulla, anzi è proprio la squadra di Rachini a chiudere la partita in avanti. Dopo 5 minuti di recupero termina così 1-1, un pareggio che però non accontenta nessuno. Ma la mia squadra secondo me ha condotto il gioco dal primo al novantesimo, anche in inferiorità. Nel primo tempo siamo andati sotto su un'unica palla messa in area dalla Vastese, quindi però la squadra si è messa a rigiocare, ha creato presupposti per pareggiare subito, poi nel secondo tempo la palla, cioè io ho visto la palla ce l'hanno sempre noi, non siamo andati mai in affanno. Quindi poi come hai detto tu c'è stato l'episodio dell'espulsione, siamo rimasti in 10, però nonostante tutto la mia squadra ha provato a spingere fino al 95esimo e non è arrivato il gol, però che cosa devo dire ragazzi, io sono soddisfatto perché per me la mia squadra oggi meritava di vincere. È una squadra che sta crescendo senza ombra di dubbio sul piano del gioco. So che non ti piace parlare ai singoli, ma una menzione ad un Amadio che sta giocando nonostante i problemi alla schiena e sta giocando, insomma, portando un grosso contributo. Sì, Gonzalo, Stefano, stanno facendo bene tutti, ovviamente che cioè è normale che dobbiamo crescere ancora negli ultimi metri, perché comunque la mia squadra fa gioco e poi però si sbaglia sempre qualcosina alla fine o sul tiro finale o sull'imbucata e lì dobbiamo migliorare. Poi come hai detto tu la squadra gioca bene, sta crescendo fisicamente, quindi sono soddisfatto, amareggiato per il pareggio, però sinceramente ai ragazzi ho fatto i complimenti perché veramente fino alla fine, ripeto, ci hanno provato e meritavano i tre punti.
punto qui è buono. E stiamo facendo un'ottima gara, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo fatto un bel gol con Dos. Potevamo raddoppiare sulla triangolazione Alonso e Marianelli Esposito, che è arrivato in ritardo sulla palla tagliata. Abbiamo provato a contenere dei giocatori importanti che è il Pineto. Hanno fatto un gran gol, per il pareggio sicuramente è stato un gran gol nei poco spazio che abbiamo concesso, e sono stati bravi. Però l'ultimo quarto d'ora in 10 potevamo sicuramente far meglio. È salita un po' la stanchezza, è salita la condizione mentale dei risultati precedenti e non siamo riusciti a sfruttare al meglio la superiorità numerica. Questo non toglie la prestazione che ha fatto la squadra, perché ha fatto un'ottima prestazione su un campo molto molto difficile. Ti sei trattenuto un po', ecco, a fine partita a parlare con il vicepresidente Scafetta. Posso chiederti che cosa vi siete detti in questo scambio di opinioni? Nulla, poi parlare nella condizione in cui sono è difficile, perché ho una settimana che vado avanti con mal di gola e febbre. E si parlava del più e del meno, delle situazioni da sfruttare per migliorarci su quella che sono le condizioni attuali, insieme anche al nuovo direttore che è arrivato, la valutazione della partita che è stata. Abbiamo parlato di tutto, e il bello di questo è proprio riuscire ad avere un dialogo con i presidenti, con i direttori, e diventa fondamentale, perché ci stiamo rimboccando le maniche, ad ogni difficoltà cerchiamo di trovare la soluzione migliore, e questo è l'unico modo per alzare il livello, per crescere, per fare le cose fatte bene, per essere un club di assoluto livello, e la massima disponibilità da parte di questi è fondamentale.